Oggi la Francia chiede aiuto e assistenza all'Europa e oggi tutta l'Europa riunita risponde sì. Così Federica Mogherini, capo della diplomazia dell'Unione, annuncia il sì all'unanimità dei 28 all'attivazione, prima volta nella storia della clausola di difesa collettiva prevista dall'articolo 42, paragrafo 7 del Trattato di Lisbona dopo il venerdì di terrore a Parigi. La richiesta era stata avanzata ieri da Hollande. Siamo in guerra, chiediamo aiuto all'Unione Europea, aveva detto il presidente francese. In che cosa poi consista l'aiuto e l'assistenza dell'Unione è la stessa Mogherini a precisare. E cioè che al momento non è prevista alcuna missione militare europea e che il tipo di assistenza sarà stabilito in colloqui bilaterali. Diverso sarebbe invece se la Francia invocasse la clausola di difesa reciproca della NATO, che considera un attacco contro un paese alleato come un attacco contro tutti. Intanto Parigi incassa anche l'occhio di riguardo da parte della Commissione sulle spese per la sicurezza fuori dai limiti di bilancio statale, mentre Hollande riceve nuovamente la solidarietà degli Stati Uniti da John Kerry. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi per colpirli al cuore dove progettano questi attentati, afferma il numero 2 di Washington, che definisce militanti dello Stato islamico mostri psicopatici. Più prudente il commento di Matteo Renzi. Per cercare di sconfiggere il terrorismo non può bastare la reazione, che è sacrosanta, che è doverosa, che è comprensibile. Il terrorismo si batte solo vincendo la sfida educativa, sottolinea il premier italiano. E a chi lo accusa di essere stato troppo prudente in queste ore, replica. Noi siamo determinati contro il terrore, ma sappiamo che le reazioni producono le Libie bis. E tutto ci possiamo permettere tranne che una Libia bis.